Oggi vi rubo pochi minuti del vostro tempo perché vi faccio vedere una pratica che non si usa mai, in realtà non è obbligatoria, per carità, ma almeno con i pomodori è interessante da fare perché può dare uno slancio in più alle nostre piante di pomodoro. Vi parlo della rincalzatura del pomodoro. In questo caso sarà una cosa un po' particolare, prima perché ho la paglia vicino, quindi vediamo come fare, e poi perché non userò la zappa, ma ovviamente facendo la coltivazione no dig, senza toccare il terreno, apporterò materiale nuovo, nuovo compost. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Questa è una pratica in più che possiamo fare per aver cura delle nostre piante. Il pomodoro vi ho fatto già vedere in altri video che possiamo, quando lo trapiantiamo in piena terra o in questo caso nel compost, possiamo andare giù di un buon mezzo tronco della piantina perché ai lati della piantina vi sono dei peletti, passatemi il termine, che poi si trasformano in radici. Ecco, queste radichette qua ci sono ancora, anche quando la pianta cresce ovviamente, e finché non toccano il terreno loro non si sviluppano. Quindi, giunti a 20-30 giorni dalla messa a dimora, la pianta, vedete, è molto bella, ce ne sono parecchie qui, stanno tutte abbastanza bene, ho un po' di marciume apicale su qualcuna, ma insomma questo è un altro discorso. Per un'ospora ne ho veramente poca e questo è un grande successo viste le piogge. Però tornando a noi, ecco, si potrebbe benissimo apportare nuovo terriccio, nuovo terreno. Se facciamo una coltivazione tradizionale, ci mettiamo qui con la zappetta, scaviamo il terreno e accostiamo esattamente come facciamo con le patate da una parte e dall'altra. Dal momento che io faccio questa coltivazione nel compost, semplicemente ho qui una carriola di compost che voi non vedete. Io gli do una bella montagnetta di compost, rimetto a posto la manichetta, rimetto a posto la paglia. Ecco, guardate che lavoro di un secondo. Ovviamente se le piante sono tante, poi i secondi si sommano, eh. Questo lavoro qui, voi non avete idea del boost che dà alle piante, della botta di vita, passatemi il termine, che dà alle piante, perché dai lati del tronco fuoriescono nuove radici che hanno la possibilità di prelevare nuova linfa vitale dal terreno. Quindi è tutta salute per la pianta quando facciamo un lavoro del genere. Vi volevo far notare una cosa, guardate questi pomodori qui. Se vedete, sono tutti spogli negli ultimi 20-30 centimetri. Ecco, vedete questa pianta qui ad esempio? Guardate, questa operazione qui di pulizia della pianta, del tronco, per i primi 25 centimetri, 20-25 centimetri, è vitale per far sì che le spore di peronospora che alloggiano nel terreno non salgano, non saltino, magari con le piogge, magari con il vento, sopra le foglie che potrebbero toccare a terra, ad esempio come questa qui. Allora, semplicemente, ecco, vedete, togliamo la possibilità alle spore di saltare sul fogliame e questo lunga di tantissimi tempi prima che la pianta eventualmente si ammali di peronospora. Qualche cosa c'è ovviamente, non è che sono piante immuni, però guardate, ne ho circa 120 distribuite in tutto l'orto e ho pochissima peronospora. Questo anche grazie, oltre a questa lavorazione, ai trattamenti che faccio. Vi faccio vedere una cosa. Questo discorso esula un po' dall'oggetto del video, che è quello della rincalzatura, però mi faceva piacere farvi vedere. Vedete questi pomodori? Sono belli, sani. Questi che vedete non sono cimici, è soltanto sporco di terra. E non hanno né marciume, ma soprattutto non hanno la peronospora. Però sono macchiati, vedete? Questo è il tris prodotti che ho dato 15 giorni fa e prima ancora la zeolite. Trattamento che dovrò rifare proprio questa sera, perché ogni 10-15 giorni lo devo fare. Ora vedete questo palco qui, quando ho fatto il trattamento esistevano già questi pomodorini, sono rimasti macchiati. Questo palco qui invece no, ecco perché adesso aspetto che cali il sole e do un altro trattamento. Questa pianta purtroppo è una delle più colpite per peronospora, però vedete poca roba, ha bisogno di un po' d'acqua, quello sì, ma è un pochino più delicata rispetto alle altre perché vedete non ho grossi attacchi, non ho praticamente nessun tipo di malattia. Quindi chiudo il video raccomandandovi, se lo volete fare ovviamente, non è obbligatorio, eh. Le piante crescono bene anche senza, ma così gli diamo qualche cosa in più. Bastano pochi centimetri, 3-4 centimetri sul tronco e noi riusciamo a dargli quel nutrimento nuovo di cui hanno bisogno. Questo è l'ace. Mi fa sempre uno strano effetto guardare questi segnapiantine perché c'è la data di quando ho iniziato. 2 febbraio, da un seme, guardate che pianta che è venuta fuori, che
Che soddisfazione, signori, è una grandissima soddisfazione. Va bene, dai, allora chiudo il video. È stato un video molto leggero e molto veloce, però è un'operazione che potete fare tranquillamente, insomma, in un pomeriggio si fa, ecco, poi dipende dal numero di piante che avete. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici se vi fa piacere. Se fate la stessa pratica, ditemelo, magari ci confrontiamo qui nei commenti. Troverete l'articolo anche sul blog coltivarelorto.com. Grazie per essere stati con me anche in questo video. Vi auguro una buona serata.